La chirurgia del prolasso e dell'incontinenza urinaria è una chirurgia importante della pratica ginecologica. È una chirurgia che avviene per via vaginale e di solito viene fatta nella donna in età, diciamo, post-menopausale come soluzione di problemi quali la discesa dell'utero e degli organi quali la vescica e l'intestino, ma anche semplicemente l'incontinenza urinaria da sforzo, cioè quando capita di perdere il goccino di pipì con lo sforzo o col colpo di tosse. Oggi la chirurgia è estremamente poco invasiva, cioè si va a ricostruire il piano fasciale e l'anatomia nel modo più anatomico, più corretto, per garantire alta efficacia e risultati nel tempo, ma anche vengono utilizzate alcune tecniche mini-invasive, quali l'utilizzo di benderelle o di mesh, che consentono con meno fatica, meno disagio per la paziente, di ottenere dei risultati efficaci e duraturi.